Ciao a tutti! Ciao! Eccoci qua, prenotazione in giornata un po' straordinario, il giovedì, anziché il classico venerdì, ma essendo poi domani, primo maggio, festa, abbiamo preferito anticipare in modo che ognuno sia libero di gestire la giornata di festa come desidera. Perfetto, noi siamo pronti per iniziare la nostra mezz'oretta assieme. Come al solito, lezioncina con breve riscaldamento, Tecnica da allenare sia da soli che con partner. Il partner, avete visto nelle ultime lezioni, prevede sempre, quasi sempre, una tecnica con leva, e per quello si allena col partner, perché bisogna sentire la tensione, bisogna gestire la leva. Invece la soluzione da soli ci permette un allenamento individuale. Queste lezioni che facciamo sono lezioni per tenerci in compagnia, perché la difesa personale è fatta per essere molto efficace, con anche tecniche di rottura di leva, quindi nella realtà si possono utilizzare tecniche di rottura di leva. Noi lo facciamo per stare in compagnia, vedremo principalmente colpi da allenare in modo individuale o, come vi dicevo, introdurremo una leva, questa sera sarà al dito, per quanto riguarda la difesa con partner. Siamo sempre aiutati dai nostri collaboratori gatti, che ci tengono a compagnia o non so se ci compatiscono. Comunque, iniziamo con il nostro solito riscaldamento, poi in sede di lavoro vedremo i colpi e vedremo la tecnica. Questa sera, anziché la classica corsa sul posto, cominciamo con aprire e chiudere le nostre gambe. Pronti? Via! Bravissimi! Facciamo una regina. Uniamo le braccia, via! 1, 2, 3, classici jumping jack. 5, 6, 7, 8, 9, solo gambe, via, 1, 2, braccia, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, solo gambe, adesso portiamo le braccia in avanti, pronti, via. Battiti e già riscaldarci. Facciamo adesso, sempre di riscaldamento, ma che poi sarà propedeutico, degli affondi, portando indietro una gamba, sfiorando il pavimento con un ginocchio, ci alziamo e lanciamo un calcio in avanti, poi torniamo giù, ok? Una decina di volte, partiamo con una gamba e poi cambieremo con l'altra. Ci siamo? Pronta, Deborah? Sì. Via! 1, calcio, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Ripassiamo, colpi fanno parte sempre del riscaldamento, cercheremo di farli un po' più velocemente per aumentare anche qui i battiti. Colpo mano aperta, solita posizione, piedi divaricati, larghezza delle spalle, gambe flesse, situazione di potenziale guardia. Avanziamo con la parte, con un lato, il mio è il destro, anche se poi nell'immagine sembra a sinistro, ma un lato destro. Voi quello che volete, 10 volte con lo stesso lato. Pronti, via, 1, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi raccomando, il bersaglio è il vostro viso proiettato in un ipotetico specchio. I gomiti sono chiusi, non sono aperti, per dare più potenza al colpo, perché passa vicino al nostro corpo e abbiamo la massima forza di rotazione del corpo. L'altro lato, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, di nuovo, facciamone 8 sul lato destro, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, via, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, velocizziamole un po' di più, ne faremo 5 e 5, mi raccomando, ho colpito, l'altra mano non si schiaccia al petto, rimane sempre all'altezza della nostra ipotetica guardia, quindi farò questo, ma rimane qua, non vado a fare questo, pronti? 5, velocizziamoli, via, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ancora più veloci, via, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 2 velocissimi, 1, 2, cambio, 1, 2, bravi, 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 bravi. Adesso ripassiamo, torneremo in colpi con la mano, ginocchiate, altro colpo che ci serve questa sera, solito discorso, avanzo con un piede, arretro con l'altro, col piede arretrato avanzo con l'anca e vado a stendere il ginocchio, va bene? Perfetto, avanziamo con una gamba, pronta Deborah? Pronta. Le mani ipoteticamente ci servono di appiglio o di aiuto, se lo immaginiamo ci aiutano nella coordinazione. Pronti? Via! 1, via! 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio 7 volte, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 volte, velocizziamo, via, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 3 volte più veloci, via, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, bravi, faremo solo, adesso parliamo di una cosa un po' nuova, sempre ginocchiate, facciamo un cambio veloce, faremo uno e uno, nel senso che vi faccio vedere due ginocchiate, una a destra e una a sinistra, per cui uno, arrivo, salto e parto subito con l'altra, va bene? Singolarmente, una volta però sono due ginocchiate, pronti? Via, uno, cambio, due, ritorno, via, uno, cambio, due, bravissimi, ancora una volta, via, uno, cambio, due, bravi, bravi, bravi. Dimenticavo di ringraziare la Poldoro, di ringraziare Alice, di ringraziare Gabriele e Daniel, questi bimbi che sempre ci seguono e comunque mi fanno sapere che ogni tanto ci guardano. Ok, scusa, passiamo un attimo colpi con la mano, pugno a martello, l'abbiamo visto l'azione precedente, lo ripassiamo, che ci può essere comodo in questa tecnica. Per cui da posizione neutra andiamo a caricare, vedete il bacino cosa fa? Carica, metto il mio pugno martello che ricordo, chiudo le dita, vado a stringere col pollice e quello che impatta è la parte inferiore. Il nostro colpo da posizione è questo, pam, immaginiamo di andare a colpire il collo di un potenziale avversario che ha sempre per adesso la nostra altezza. 10 volte con una mano, pronti? Via, 1, via, 2, via 3, via 4, via 5, via 6, 7, 8, 9, 10, cambio, mi raccomando è discendente il colpo, non è orizzontale, è dall'alto verso il basso, dall'altro lato, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 volte dall'altro lato, via, 1, 2, 3, 4, 5, e dall'altro altre 5, via, 1, 2, 3, 4 e 5, anche qui è sempre il corpo che carica e la potenza la do di corpo, non solo di braccio, bravi. Proviamo anche la gomitata discendente che abbiamo visto in tante lezioni, molto utile, soprattutto quando la distanza per la mia avversario è molto stretta. Proviamo 5 volte su un lato e 5 volte sull'altro, ma mi raccomando, movimento circolare discendente, ok? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2,
3, 4, 5. Tre volte velocizzandolo un po' di più dall'altro lato e tre da quell'altro. Pronti? Via! 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3. Bravissimi, 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 bravissimi. Andiamo adesso a provare una nostra gomitata orizzontale. La nostra gomitata orizzontale, sempre come il pugno martello, come il pugno, è sempre caricata dall'anca, per cui il movimento è sempre questo. Abbiamo visto quella circolare discendente, stessa cosa, sarà orizzontale, intendo orizzontale perché è su un piano. Immaginiamo di colpire il mento del nostro potenziale aggressore. Dalla nostra posizione di guardia il movimento è questo, vado a impattare con la parte esterna del gomito. 10 volte, pronti? Via! 1, via, 2, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, via, 8, via, 9, via, 10. Dall'altro lato, pronti? Via, 1, via, 2, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, via, 8, 9, 10. 5 volte, 5 volte, un po' più veloce, eh? Via, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto, memorizzatela questa, adesso la ripassiamo, unica cosa, che anziché andare a colpire col gomito, andiamo a colpire sempre in orizzontale con il palmo della mano, che non sarà più frontale, ma sarà orizzontale, nella tecnica capirete il perché, quindi voi immaginate dalla nostra posizione classica, ruotiamo, ma anziché arrivare col gomito, arriviamo con il braccio. Vedete, però non è una distensione del braccio, è una circonduzione del corpo, ho mantenuto la mia angolatura come fosse un gomito, però stendo un po' di più sul braccio, quindi ho l'energia sempre del corpo. Proviamo, piano piano una decina di volte, tutti da un lato, via, 1, via, 2, via, 3, via, 4, via, 5, via, 6, via, 7, 8, 9, 10. Proviamo anche con l'altro, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 volte, via, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 3 volte, via, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3. Vi spiegherò poi perché questo. Nella tecnica la utilizziamo, si può per chi sa darlo anche il pugno in verticale, è una sorta di gancio, ma come dico sempre, il pugno va allenato perché rischiamo di farci più danno che altro, per cui invece il palmo della mano mi dà più sicurezza. Fatto questa sorta di riscaldamento, provate i colpi, veniamo alla tecnica. La tecnica di stasera è una tecnica abbastanza invasiva, perché prevede un'aggressione compresa al collo. Vieni qua Deborah, questa è una presa al collo, vado a stringere, vado a cingere con le mie mani il collo, posso stringere forte tentando il soffocamento, posso stringere un po' meno cercando di andare a sbattere il mio potenziale avversario contro un muro, una macchina o qualcosa. Comunque la presa al collo mi crea nel tempo un soffocamento, se vado a stringere proprio solo per soffocare, si dice che ho 2-3 secondi, non ho tanto, prima di entrare in ipossia. Gli strangolamenti sono veloci, soprattutto se fatti bene. Per cui non ho tanto tempo, devo reagire abbastanza in fretta. Ripeto, è un'aggressione molto invasiva e pericolosa, che mi permette di fare tante cose perché l'aggressione è veramente incisiva. Adesso vi faccio vedere, mi metto anche dicendo tu, quello che è la tecnica di questa sera. Vediamo una tecnica per allenamento singolo, basata principalmente sui colpi, dopo vedremo una tecnica con una leva. Mi sta stringendo, appena sento che mi spingo, sia che mi spinga o ho le mani al collo, immediatamente un passo indietro cercando di liberarmi, vado a cercare di liberare la presa. Già facendo questo movimento allungo allungo la mia presa, la mia distanza dalle sue mani e quindi lui avendo la massima distensione di braccio potrei liberarmi. Ma cosa faccio? Mi aiuto abbassando con la mano. In contemporanea devo però difendermi, perché se fatto questo e non faccio nient'altro, mi aggredisce. Per cui ritorniamo al colpo di palmo della mano, passo indietro, abbasso, guardate la mia mano, vado a colpire la base del mento, non mi faccio male. Se andassi col pugno, perché è bravo, per carità, si può fare, ma
ma se non sono bravo rischio di farmi del male nelle falangi, perché la parte ossea della mandibola è bella forte. Per cui la tecnica è: abbasso, colpisco immediatamente, reagisco, altro colpo, col palmo della mano, se riesco ad andare a colpire la parte del naso, lui arretrerà un po', calcio, se si abbassa, io sono già caricato, mani sulla testa, ginocchiata in faccia, se non basta, pugno a martello alla base del collo. Ve la faccio vedere, poi ve la farà vedere Deborah leggermente più veloce. Mi ha preso, libero e colpisco, bam, mento, colpisco ancora, si arretra un po' perché gli ho dato una botta forte sul naso, calcio, lei ha arretrato, prendo la testa e me la sbatto sul ginocchio, va bene? Adesso ve la faccio vedere con la Deborah. Io sono l'aggressore, mettiamoci qua che vedo meglio, vado, bam, dai, non ti ho dato il calcio, via, bam. Ok, leggermente più calma, ma in continuità. Ho preso, ha colpito, calcio, ginocchio in faccia, è là. Va bene, l'ultima volta. Se vedete, non mi dà il tempo di... Una volta che è partita, non ho più tempo di riflettere. È un colpo attaccato all'altro. Per quello non ho la possibilità di parare e fare, perché non so da dove arrivano. Vado. Pam, pam, pam. Va bene? Lo studiamo assieme adesso. Pronti? E il tempo vola. Allora, ripartiamo. Prima cosa, passo indietro. La cosa più difficile è immaginarsi una presa al collo. La presa al collo, uno che ci prende al collo, che a livello psicologico è una bruttissima sensazione, andrebbe allenata. Ma adesso, in fase di studio, per tenersi compagnia, proviamo solo ad immaginarlo. Quindi ho la presa al collo. Porto una mano per cercare di aprirmi, che istintivamente ci verrebbe quello di cercare di liberarci. Ma cosa facciamo per renderlo efficace? Una mano va sulla presa, passo indietro per metterci in orizzontale, intanto l'altra mano va a colpire il mento. Chiameremo il tutto questo 1, per cui il mio 1 sarà questo movimento. Palmo che impatta sul mento, la mano che libera la presa e lo spostamento di 90 gradi. L'apertura di 90 gradi, facendo perno su una gamba, ruotiamo quell'altra di 90 gradi. Questo sarà il movimento 1. Andiamo di nuovo a vedere la tecnica, per cui all'1 sarà via, 1, 2, palmo della mano, vado a colpire la base del naso. In questo caso si ipotizza che l'avversario si sia un po' allontanato, arrivo con un calcio, 3, mi appoggio con il calcio dove sono arrivato, afferro la testa e le vado a impattare sul ginocchio, 4. Poi, se non è sufficiente, pugno martello, gomitate discendenti, va bene? Per rendere la tecnica un po' più completa e divertente, glielo mettiamo. Per cui vedremo che sarà 1, 2, 3, 4 e mettiamo o il pugno o la gomitata 5, va bene? Gli mettiamo il pugno. Pronti? Assieme, 5 comandi. Via, 1, 2, 3, 4 e 5, pugno, scusate, ho fatto bene a Deborah, hai fatto col gomito. Pronti? Mi raccomando, la prima apertura indietro, perché devo estendere la sua presa. Via, 1, 2, 3, ginocchiata, 4, pugno, 5. Adesso l'ho gomitato, va bene, così vedete l'uno e vedete anche l'altro, è bello della questa diretta. Pronti? Di nuovo, vieni un po' più avanti, che così vi facciamo vedere bene. Siamo qua. Ci prendono via, 1, 2, 3, 4, 5, bravissimi, di nuovo, via, 1, 2, 3, 4, 5, pronti? Ancora una volta, via, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo, ancora una volta, poi faremo più comandi. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, bravissimi. Un comando, due colpi. Per cui a mio via sarà 1, 2, 3, 4, 5. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Bravi.
Ancora una volta, via. 1, 2, 3, 4, 5. Bravi, un comando, tre colpi, per cui il mio via sarà 1, 2, 3, 4, 5. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Pronti ancora una volta, via. 1, 2, 3, 4, 5. Un comando, quattro colpi, per cui sarà 1, 2, 3, ginocchio, 4 e poi 5. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una volta. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una volta. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tutto assieme, eh? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Pronti ancora una volta? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Lo facciamo leggermente più veloce? Leggermente più veloce, quello che viene, eh? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Ve lo faccio vedere un attimo in velocità. Non proviamo l'altro lato perché è un'aggressione lineare neutra, tra virgolette, perché non c'ho un colpo di destra o di sinistra, l'ho preso al collo. Quindi voi agirete con la parte per voi più facile. È inutile che studiamo tutte e due le cose, perché tanto io l'ho preso al collo neutra. L'aggressione io posso uscire da una parte o dall'altra. Studiamo adesso un lato solo. Ve lo faccio vedere in velocità io e poi ve lo faccio vedere con la demo. E poi passiamo all'altra tecnica. Per cui, preso al collo sarà 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ve la faccio vedere con la Debora, sono l'aggressore, adesso la fa un po' in velocità anche lei, sperando per il mio collo. Sperando che mi venga. Pronti? Via. Va bene, l'ultima volta. Va bene? Avete visto, non ho tempo, io prendo, mi arrivano colpi di qua, di là, ginocchiate, calci, li sto prendendo, non ho tempo di reagire. Va bene? Perfetto, passiamo, visto che il tempo vola, a quella con partner, dove introduciamo una leva. Mi metto da questa parte perché voglio far vedere. Il concetto non mi cambia, l'inizio non mi cambia. Mi cambia che è molto più semplice perché vado a agire su una parte molto debole del corpo che è il dito. Vado a fare tanto male su un dito. Vi faccio vedere, mi ha preso il collo. Mi ha preso il collo. L'inizio è sempre uguale. Colpisco e cerco di aprire. Faccio presente una cosa: se avessi le braccia chiuse ed è molto stretto vicino a me e faccio fatica a caricare, posso intervenire col gomito. Bam! L'abbiamo visto in allenamento prima, quindi non mi cambia la tecnica perché è stretta, mi stringe forte, mentre mi apro arrivo col gomito perché la distanza è talmente breve che ce la faccio. Per cui ho, se le braccia un po' lunghe, ho diciamo, una persona un po' corpulento, braccia lunghe, arrivo col palmo della mano. Braccia corte, gomito, va bene? Mi ha preso, tecnica, cerco di liberarmi, mi apro, colpisco il mento, guardate cosa faccio adesso, vado, avviciniamoci, a prendere un dito, la falange, in questo caso dell'indice, lo ruoto piano piano portando l'indice all'interno del suo gomito se riesco, qui c'è un dolore pazzesco, vi faccio vedere, lei, in questo caso lei, ma chiunque, scende, è arrivato qua, due colpi, bam, bam, spingo via e me ne vado. Ho rischio di russare, fratturare le falangi, fa un male allucinante. Ve lo faccio vedere con la Debora. Proviamo da un lato e anche dall'altro. Prima piano, sono l'aggressore, entrata si è liberata, dito, qui fa un male assassino, bam, bam, e poi decide cosa fare. Va bene, ve lo faccio vedere anche dall'altro lato. Io sono qua, arriva, sempre con questa. Bam. Leva, va bene? Ricordo che non siamo polizia o esercito, perché qui si potrebbe continuare a portare a terra immobilizzazione rompendo anche il dito, ma vado a immobilizzare. Qui a lei importa di essere, di difendersi e scappare il più velocemente possibile. Ve lo faccio rivedere un'altra volta, da questo lato. Come vi dicevo,
lei agisce sempre dal lato che gli viene più comodo, perché è una presa neutra, non arrivo, quindi lei può agire con quello che gli viene più naturale. Pronti? Vado. Va, lì. Qui addirittura sta facendo ancora una cosa in più. Di nuovo. Va, va, ok. Va, basta. Lì, credetemi, se è fatta bene la leva, non vedete l'ora che finisca, perché fa un male allucinante. Se la fate con un partner, può farlo chiunque, donna, uomo, non importa, questa è una leva che la applicano benissimo le donne. Cautela. L'importante è quando fate questa leva, ci avviciniamo un attimo, faccio vedere e poi abbiamo terminato. Quando vado a fare questa leva, guardate il dito cosa fa. Deve fare lo prendo proprio come fosse una manopola. Lo giro, cerco di bloccare il suo gomito vicino al mio petto e tiro verso il basso. Fa un male, non può reagire. Voi dite, all'altro braccio, no, col male che fa, non riesce a fare niente. Mi raccomando, non devo fare questo. Qua non ho la leva, se mi faccio alzare il gomito non ho la leva. Gomito verso di noi, tiro verso il basso. Va bene? Perfetto. Vi ringraziamo, finiamo con gli ultimi minuti di potenziamento e stretching ancora un minuto e spero che un pochino di interesse vi abbia suscitato anche questa lezione. Volevo ringraziare, ho già ringraziato Alice, perfetto, e anche il Doro. Andiamo su sospensione con una decina di piegamenti. Come al solito cerchiamo di farne piegandoci su un braccio e sull'altro, quindi le mani un po' più larghe delle spalle, una decina. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci alziamo di scatto. Perfetto. Una decina di squat che conta la regola. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ne facciamo altri 10 dove quando ci alziamo palmo della mano, pam pam, quindi sarà 1, pam pam, 2, pam pam, e conta sempre la Deborah. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta, basta. Il tempo vola, 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 tempo sfuggi. Stretching, qualche minuto e poi ci salutiamo e buon weekend a tutti. Gambe distese, teniamo i piedi a martello, cerchiamo di raggiungere i nostri piedi. La punta dei piedi dove arriviamo. Abbiamo lavorato un pochetto, no? Sì, sì, è lo stretching che... Guardate sul mio canale YouTube e Facebook, ho messo anche degli esercizi di ginnastica. Ne metterò altri, propedeutici, eh? Cambio, una gamba distesa, l'altra facciamo con la pianta all'interno. Ferru, Krav Maga, pagina Facebook, pagina YouTube. Anche con Ferruccio Mazza mi piace trovare. Cambio. Spero vi siate divertiti o almeno incuriositi. Sembrano banalità, ma la difesa personale è uno studio, una scienza. Sono piccoli concetti da tenere ben presente, che sono l'attenzione nei posti nuovi, nei posti dove andiamo. Stiamo attenti, al di là delle tecniche in sé che vanno allenate per avere automatismi, bisogna fare attenzione proprio ai posti dove si è, alle persone che ci affiancano. Non giriamo lungo i muri, quando c'è un angolo da girare, non giriamo nell'angolo stretto, allarghiamo, perché non sappiamo mai chi ci può essere. Va bene, io direi che abbiamo finito, il tempo è volato, e anche per questa sera vi salutiamo. Ciao a tutti. E ci vedremo alla prossima lezione. Ciao a tutti!